Ma cosa è successo? Zombozo ha ipnotizzato il pubblico per derubarlo. Nonno, tu porta i tuoi amici in un posto sicuro, mentre noi bloccheremo i clown. Non possiamo bloccare proprio nessuno finché non si ricarica. È una battaglia che combatteremo noi, ragazzi. Cosa direbbe Coach Kim vedendo che un gruppo di clown cattivi deruba uno stadio? Lui direbbe: sbranateli, branco di lupi! Dopotutto, noi siamo i Favolosi 4! Coraggio, lupi! Andiamo a prenderli, lupi! Li vedo molto male. Ehi, perché tanta fretta, faccia di tonto? Sono veramente molto bravi, Gwen. Forza, lupi, forza! È ora di fare un pisolino, nonnetto. L'ho già fatto il pisolino, poppante. Finalmente! Di college non me ne intendo, ma seminare il panico è il mio forte, giusto? Ne è spuntato un altro, prendetelo! Sarà un gioco da ragazzi! Strike, belli! Devo smetterla di festeggiare troppo presto! Nonno! A quanto pare vi serve una mano. A noi? Ehi, un momento! Coach Kim! In persona! Credevo si fosse ritirato anni fa. Sì, infatti, ma ora i ragazzi hanno bisogno di me. Ci siamo, signori! È l'ora del gran finale! Faremo saltare lo stadio! Come facciamo a neutralizzarlo? Ho la mossa giusta per farlo. Lei ha la mossa giusta che riuscirà a fermare quel missile. Esatto. Attento a non slogarti la spalla, Tennyson. Coach, dì ai ragazzi che faremo la mossa. La MLC, coach? Non posso più fare la MLC, sono troppo vecchio. Sbranateli vivi, branco di lupi. Au! Au! Molto bene, facciamogliela vedere a questi pivelli. Branco di lupi, si va a caccia. Cosa? La mossa del lupo cattivo. Io odio il badminton! Yeah! Evviva! Wow, è stato uno spasso! Spasso? È stato un raduno da 10 e lode! Hip-hip hurra per i Favolosi 4! Forza, lupi! Sai, credo di cominciare a capire lo spirito del college. E cioè? Ma sì, non è difficile. Una classe, qualche scherzo, la rapina di una banda di clown e dei nonni che salvano la situazione formando una racchetta gigante. Roba da college. Ci vediamo un po' di TV? Magari.